Buongiorno, allora, questa è una delle tante volte che da un mese e mezzo facciamo il Ralph, scendiamo 3 volte al giorno a fare i bisogni fuori, guardate come cammina bene. Allora, io sto ospitando questo vecchiettino di 18 anni con qualche piccola problematica, proprio piccola, che sto curando soltanto con una capsula per le ossa. Tanto vero è che si vede quando cammina come ha le sue gambe di nuovo rigide, cosa che prima non aveva. Probabilmente farà anche una cacchina in diretta, perché lui fa assolutamente i bisogni da solo, mangia da solo, beve da solo. E che cosa voglio dire con questo? Sto dimostrando che si può fare quello che sto facendo io, dandomi però la possibilità di continuare a star per strada, a raccogliere anche la pipì, a raccogliere randaggini bisognosi. Vero? Andiamo a correre a mammina, vediamo come corriamo, vediamo che corriamo pure. Aspetta, se no mi... Il mio cane che abbaia sopra. Allora, il mio problema è questo, è da un mese e mezzo che io ho offerto a Ralph casa mia. Vieni Ralph, andiamo in macchina, facciamo vedere pure come sale. Io non posso tenerlo, perché questa adozione, oltre che essere del cuore, sia per lui che per comprensione di umanità. Vieni Ralph, la macchina sta tirando, dobbiamo andare a fare i servizi. Io sono praticamente bloccata a fare mia opera, chiamatela come volete, perché a me di volontariato sinceramente non mi piace parlare, perché Ralph ha bisogno di questo, ha bisogno di un minimo di compagnia, e io non, cioè, mi limita, non è assolutamente un peso, ripeto, no, sai che mi sembra evidente, tanto che lo sto dimostrando. Vieni Ralph, adesso facciamo vedere come sale da solo anche in macchina. Bene, se la macchina però si apre. Aspetta, mamma mia, vieni qua. Facciamo vedere come hai imparato. Scusate, ma la telecamera poi volete troppo, sì. Amore, vieni da qua. Amore, vieni da qua, mamma mia, vieni. Insomma, che cosa chiedo? Chiedo con un compenso economico di potermi sostituire. Ve lo chiedo per favore, ve lo chiedo perché tutti quanti li amiamo, perché tutti quanti cerchiamo adozioni del cuore. Ralph, ma non è che possiamo stare dietro la macchina? Mamma, vieni qua, vieni. Aspetta, forse è colpa mia, ragione. E non è facile. Le chiavi, la borsa, aspetta, i fogli. Vieni, sali da sola, mamma, vieni, fai vedere come sali, vieni. Andiamo a fare i servizi insieme, vieni. Ecco, io questo non lo posso fare durante il giorno. Vai, Ralph, hop, hop, sali, sali, sali. Bravo, bravo, mammina. E adesso sali anche sul sedile. Sali a mamma. Sali. Sali. Vai a mamma, vai. Sali. Hop, dai. Amore, sali sopra, vieni. Hop, hop, qua. Hop, hop. Sali. Sali. Forza, Ralph. Dai. Dai, che dopo faccio vedere anche come prendi l'aria dal finestrino. Insomma, raga, io non ho né tempo adesso, in questo momento, né... voglio fare questi video sempre lunghi. Io vi sto dimostrando che è un cane assolutamente indipendente, però c'è bisogno comunque di una persona vicino. Quella persona dopo un mese e mezzo non posso più essere io, perché chi mi segue mi sa, cioè conosce insomma che io sto per strada, non sto dietro al PC, e non posso più di tenerlo a casa, accarezzarlo. C'ho anche altri cani a casa, sia i miei che quelli che stanno normalmente. Ralph non può stare senza una persona vicino, con altri cani. Ripeto, dietro compenso e rimborso spese nel caso ci fossero. Ralph però non mi deve fare brutta figura, mamma. Sali su, dolcissimo. Sali, dai. Allora facciamo così, guarda. Facciamo quest'altra cosa. Bassiamo lo sportello così. È un segnale, eh? Sali, hop, hop, sali, sali, sali a mamma, sali. E Alf, la sua testolina è abbassata, aerodinamica, sembra un aeroplanino perché c'ha il timpano perforato, ma ci sente benissimo, ci vede benissimo. Il suo problema è soltanto osseo,
che ripeto, con una capsula all'interno del mangiare praticamente, con degli integratori sempre nel, che so, riso soffiato e umido praticamente, lui riesce a star bene, cioè per me sta proprio bene. Tutti quanti abbiamo i dolori, certamente una mamma, un genitore, un familiare non lo metteremo a 80 anni, e lui ne ha molti di più di un umano di 80 anni, né in un canile, da dove cerchiamo di farli uscire, giusto? Facciamo uscire i cani a 12 anni del canile cercando una dottrina di cuore. Io cerco un aiuto. Raff, vogliamo chiudere se sali? Dai, dai, salti, salta, salta, forza, dai che ce la puoi fare. Raff, mi siedo prima io in macchina, aspetta, aspettate. Eccolo, eccolo, grazie mammina, mi stai facendo fare una figuraccia. Grazie mammina, aspetta che che accendiamo la macchina, facciamo vedere anche. Aspetta, io non posso guardare pure dove si mette la chiave se sto a guardare te. Ma bravo mamma, quanto sei bello. Guardate che occhi. Senti, non credo di essere l'unica a poter offrire a questo dolcissimo un'opportunità. Aspettate, vediamo un attimo se col finestrino aperto. Tutto automatico ci assimula, vero? Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Guardate, eh? E quando io vado a fare i servizi me lo porto dietro, ok? Mi date una mano? Questo video è importantissimo da condividere. Amore di mamma, dove sei? È da condividere, chiaramente non basta condividere il link perché può sembrare un video qualsiasi, io credo che questo sia un video particolare. Sono stanca, sono fisicamente stanca e soprattutto non, cioè mi piange il cuore, lo sai, mi piange il cuore perché io ho un vecchietto così, lo adorerei per tutta la vita, sua e mia, ma ho lui soltanto e i cani su a casa, ho i nostri randaggini che hanno bisogno, vero mammina? Tu mi perdonerai, vero? Ok, salutiamo. Facciamo una bella retromarcia, ecco qua, e andiamo, se no sembra che facciamo le finte qua, vero Ralf? Sembra che facciamo le finte, vero Ralf? Andiamo?